Cerco di essere breve, di dire poche cose in modo chiaro. Ecco. Premessa, non faccio parte del movimento, questa frase l'avete già sentito. Ecco, non faccio parte del movimento, però nella mia parrocchia c'è una presenza del rinnovamento. Il mio vescovo è carismatico, ci ha sempre invitato già da seminarissima, io sono sempre scappato. E quindi, una piccola storia. Quando sono stato ordinato sacerdote, mandato in parrocchia, e dopo alcune settimane arriva una signora che mi dice: "Guarda, tu vedi un tuo carismatico, quindi tu dovresti venire nel nostro gruppo ad accompagnarci." E io: "Ma che vuoi da me tu? Cioè, lasciami in pace. Cioè, sono prete, cioè, lo spirito ce l'ho, che vuoi da me?" E lei si è fatta un po', cioè, si è tirata indietro. Sono passati 6 anni, perché sono 6 anni che sono prete, e si è ripresentato una mattina, poche settimane fa. Sono andato a celebrare alle 8:30, fin dalla messa alle 9, cioè volevo andare all'università per incontrare la prof per la mia tesi. Ecco, dovevo scappare, di solito esco dalla chiesa principale, così ci siamo, parlo con le persone. Ma quel giorno volevo scappare dall'altra porta per non incontrare nessuno. Esco dall'altra porta e trovo quella signora lì. Mi dice: "Guarda, c'è il ritiro dei sacerdoti ad Assisi." Cioè, il ritiro so che esiste perché altri confratelli l'hanno fatto. E lei mi dice: "Veramente ci tengo a mandarti lì." Cioè, mi ci penso io perché ho visto che ha fatto tanto, tanto bene a tanti sacerdoti. E io sono rimasto 1 minuto, 2 minuti in silenzio a pensare: "Questa che vuole da me questa?" Allora ho detto: "Va bene, ci vado." E ho continuato la mia giornata tranquillamente. E poi riflettendo, ecco, ho detto: "Forse è il caso che io vada a fare questo ritiro, anche perché ho bisogno di sentire un'altra parola. Parlo sempre io, le prediche, gli incontri, parlo sempre io. Ho bisogno di sentire qualcun altro dirmi qualcosa. Allora ci vado." E arrivato qui, ecco, ho fatto questa settimana bellissima di preghiera, poi che si è conclusa oggi con l'effusione. Che cosa mi porto e che cosa vorrei consegnare a voi? Non è che sono cambiato un attimo, cioè no, niente, non è che sono sempre lo stesso, però qualcosa è nato, ecco, in me. E che cosa è nato? Prima di tutto ho cominciato un po' a distruggere le mie certezze, cioè quella certezza, perché io sono una persona, ecco, razionale, quindi devo capire le cose. E ancora oggi Salvatore mi diceva a pranzo, ecco, ha detto: "Più ci credo, più capisco, e se rinuncio a capire, credo di più." Giusto? Sant'Anselmo di Aosta. Ok. E quindi questo mi ha fatto riflettere, perché era proprio questo, una persona razionale che deve capire. Ma qui ho capito un'altra cosa: devo decostruire. E come dice il Battista ai primi quattro discepoli, ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo, che ricrea la tua storia, è quello che hai vissuto. Un modo nuovo di farmi le domande, di farmi altre domande, di cambiare prospettiva, di guardare la mia vita diversamente, di guardare la realtà diversamente. Questo sì, è nato dentro di me. E poi, concludo, ho tanti ragazzi, tante famiglie in parrocchia che fanno il rinnovamento e che mi vengono sempre a dire: "Guarda, Don Giuliano, guarda, mi è capitata questa parola." E io, essendo appunto una persona razionale, c'è un condizionamento. Se sai che quell'Antico Testamento e quel Nuovo Testamento, se vado ad aprire l'Antico Testamento, so più o meno quello che può capitare, invece no. Allora, dopo l'adorazione, quell'altro giorno, ho detto: "Prova a sentire un po' quello che dice la parola di Dio." Mi butto, faccio questa esperienza. Ho aperto la Bibbia dopo l'adorazione e mi è capitata Sapienza 2, proprio parlava a me, quello che mi volevo sentire dire da questa settimana, da questa esperienza e da questa parola di Dio. E anche
la testimonianza e l'accompagnamento che ci ha fatto il Vescovo Guido. Io sono venuto con carta, penna per scrivere, per gli appunti, ma alla fine gli appunti prendevo due righe, tre righe, perché ascoltavo. Allora ho decostruito tutto, appunti, teologia, concetti non c'erano, c'era l'esperienza. E penso che questo sia bastato per me. In questa settimana torno felice, torno consolato e torno pieno di forza, di spirito, ecco, e soprattutto pronto a dare una bella testimonianza ai miei fratelli. Grazie. Amen.